Benvenuti su Fisio Social, oggi ti farò vedere tre esercizi da fare tutti i giorni per migliorare la postura. Io sono Francesco Lanzini, sono un fisioterapista, tutti i giorni aiuto le persone a vincere i problemi muscoloscheletrici tramite le nostre consulenze qua in studio a Milano, le consulenze online e anche tramite i nostri videocorsi. Oggi parlo di postura, che è un argomento molto importante, in quanto avere una postura buona è utile non solo perché ci farà percepire come delle persone più sicure di noi stesse, ma anche perché andando a migliorare la postura si migliora anche l'efficienza dei nostri muscoli. Quindi avere dei muscoli più forti e allo stesso tempo più flessibili ci permette di avere meno tensioni, meno rigidità e anche meno dolori. A proposito, se sei una persona tra i 45 e i 75 anni che svolge un lavoro sedentario, ti invito a provare i contenuti gratuiti tratti dal nostro corso completo manuale antirigidità, che è un videocorso, che è un manuale fatto sotto forma di videocorso, quindi di video lezioni, che ti permette di ricominciare a vivere senza dolori facendo delle sessioni di esercizi di un 15-20 minuti per 4 settimane. Ti lascio la prova gratuita al link qua sotto. Cominciamo con il primo esercizio. Il primo esercizio che ti faccio vedere si fa in questo modo. Uso all'inizio il bastone per farti vedere il modo corretto in cui si fa. Quindi porto il bastone dietro e appoggio un piede mantenendo il ginocchio disteso ad un gradino. Io qui sto utilizzando dei pesi, però puoi utilizzare benissimo un gradino di casa. A questo punto quello che devo fare è cercare di mantenere la mia schiena dritta. Come vedi, il mio bastone è appoggiato alla testa e anche al bacino. E cercando di mantenere la schiena più dritta possibile e non di curvarla in avanti, vado a portarmi in flessione anteriore. Vedi che il mio bastone va a toccare la testa e allo stesso tempo il bacino. Se io mi piegassi in avanti, il bastone si staccherebbe. Ok? Quindi questo è il movimento. Mantengo la schiena bella dritta e sento tirare dove c'è la parte posteriore del ginocchio. Ok? Quindi sento tirare la catena posteriore, ma allo stesso tempo la mia schiena rimane dritta. Quindi lo faccio, vado, sento tirare posteriormente e torno indietro. La gamba dietro può rimanere anche un po' piegata, l'importante è che questa rimanga bella distesa e che il piede sia verso l'alto. Ovviamente più la punta è in alto e più tira. Lo faccio vedere ancora una volta, vado, schiena dritta, collo indietro, torno. Vado, torno, vado e torno. Faccio questo esercizio 12 volte per 3 serie. Attenzione, mentre fai questo esercizio non devi sentire dolore o tensione forte. Mentre se sentirai un pochino di tensione o un pochino di dolore va benissimo, perché significa che i nostri muscoli si stanno adattando e si stanno abituando a fare questo movimento. Man mano che lo farai nel tempo vedrai che sentirai meno tensione e meno dolore, quindi i tuoi muscoli staranno meglio. Il secondo esercizio è un esercizio molto bello per migliorare la postura delle spalle. Infatti va a rinforzare i muscoli romboidi e il muscolo trapezio medio, che sono quei muscoli che aprono bene la postura delle spalle, quindi molto utile per tutti quelli che stanno molto tempo seduti. Infatti se stai molto tempo seduto probabilmente avrai una chiusura delle spalle in avanti, o anche per esempio la mattina quando ci svegliamo molti di noi stanno chiusi quando dormono, quindi in una posizione laterale con le spalle chiuse, e sentono l'esigenza di aprire un po' le spalle. Questo è un esercizio molto utile proprio a questo fine. Per farlo ti serve un elastico, va bene anche la fascia elastica, non per forza questo. Cerco di mantenere le gambe più distese possibili, la mia schiena è bella dritta e a questo punto vado a portare indietro le spalle. Ok, spalle basse e ritorno. Vado, le braccia sono all'altezza delle spalle e ritorno. Sento che la parte che lavora è questa qua, mediale, quindi quella nella parte interna rispetto alla scapola. La parte che brucia, tra virgolette, è quella lì. Vado, torno, vado, torno, vado e torno. Questo esercizio lo faccio 8 volte per 4 serie. Te lo faccio vedere anche da dietro, di modo che si capisca bene quello che è il movimento. Quindi, questo è il movimento da fare. Come vedi, le scapole si avvicinano alla colonna.
vado, porto indietro e ritorno, porto indietro, ritorno. Le scapole si avvicinano alla colonna, quindi i muscoli che le avvicinano fanno un bel lavoro. Basta anche poca resistenza, anche un elastico lieve ti farà comunque sentire il movimento, perché sono muscoli che non attiviamo abitualmente, quindi basta anche con poco peso, un elastico poco resistente, comunque si sente che i muscoli lavorano. Il terzo esercizio di oggi è un esercizio molto bello e utile per distendere la muscolatura della colonna. Per farlo puoi prendere un bastone, se non hai questo puoi utilizzare benissimo quello della scopa. Lo teniamo più o meno alla larghezza un po' maggiore rispetto a quella delle spalle. Mi metto sdraiato a pancia in giù. Le gambe sono ben appoggiate a terra, quindi cerco di non muoverle. E il movimento che devo fare è ruotare prima col braccio e poi pian piano con la schiena dal lato opposto, ok? Sentirò tutta la mia parte destra che si allunga. Rimango in questa posizione un paio di secondi e ritorno. A questo punto posso fare la stessa cosa dal lato opposto. Io qui mi fermo perché c'è il muro e ritorno. Lo faccio vedere di nuovo a sinistra che ho più libertà di movimento, vado, rimango 2 secondi, sento tirar bene e ritorno. Ripeto, non deve far male, mentre tensione va bene. Ok? E ritorno. Faccio questo esercizio per 12 volte per 3 serie. Molto bene, spero che da oggi tu possa fare tutti i giorni questi esercizi per migliorare la postura. Se il tuo obiettivo è andare a vincere la rigidità muscolare, ti invito di nuovo a provare la versione gratuita del nostro videocorso completo, al link qua sotto, manuale antirigidità, oppure ovviamente anche ad acquistare il corso completo, perché questo è uno strumento davvero utile per fare un lavoro di miglioramento sul tuo corpo. Infatti per vincere le rigidità, le tensioni e anche i dolori muscolari, devi fare un lavoro di miglioramento su te stesso. Invece tutte quelle terapie passive, come i massaggi, le terapie passive come la teca, ultrasuoni, laser, hanno solo l'effetto di farti star bene momentaneamente e quindi non è una soluzione risolutiva. Se questo video ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale, ovviamente a lasciarmi un like. Se vuoi farmi una domanda, me la puoi fare nei commenti qua sotto e ci vediamo al prossimo video.